finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, Deborah Gianni in arte Deb Jones, ora da ora in poi ti rapisco per un po', perché devo farvi conoscere Deborah, perché ce ne sono tante da sapere. Allora, intanto benvenuta. Grazie Leo, grazie così, mille. Tanto per iniziare. Buonasera a tutti. Allora, tra poco parleremo dell'oggi, quindi ascolteremo il brano in questione. Però, yes, torniamo indietro nel tempo. Quando nasce, artisticamente parlando, Deb Jones? Allora, diciamo che Deb Jones in realtà nasce 5 anni fa da una serata goliardica tra amici musicisti, dove si giocava ad americanizzare i nomi, capito? Certo. E quindi Deborah è diventato Deb e Gianni è diventato Jones. Quindi Deb Jones, no, in realtà sono 7 anni, scusami. Sono passati, Ma poi c'è stata la pandemia, che se abbiamo perso gli anni qui, abbiamo perso. Infatti, quindi Deb Jones nasce 7 anni fa, poi Deborah come cantante nasce, ecco, fin da piccola, quando forse ho imparato prima a cantare che a parlare. Anche perché poi ascolteremo, vi faremo ascoltare. Tu hai tante sfumature musicali, ti posso descrivere anche così, con tante sfumature? Ma sì, diciamo che cerco di captare un po' da tutti, ecco. A me piace comunque dal jazz, mi piace il pop, mi piace la musica italiana, il cantautorato, mi piace la black music, mi piace l'R&B, quindi mi piacciono tante cose che messe insieme poi dopo, ecco, viene un po', insomma, tutto mescolato in questo, tu per esempio, in questo calderone di gusti, esce il mio, esce il tuo genere, ecco, mettiamolo così. Esatto. Tu per esempio da piccola, quando ti avvicinavi alla musica, quando piano ti stavi avvicinando alla musica, cosa ascoltavi? Senti, io ascoltavo tanto Elisa, Giorgia e la Pausini, sono sincera, così, ero molto classica, ecco. Il classicone. Sì, ero abbastanza classica come generi musicali. Poi dopo, in realtà, quando avevo 4 anni più o meno, il mio cantante preferito era Lucio Dalla. Quindi, insomma, hai fatto dei nomi così, niente per caso, insomma. No, ma se cantavo le canzoni, mi piaceva cantare chiaramente le canzoni un po' dove ci urlava, capito? Quindi, però quando ascoltavo, mi piaceva tantissimo ascoltare Lucio Dalla, perché era vedevo questo cantante, cantautore, artista completamente fuori dagli schemi, e proprio mi incantavo. Ma avevo appunto 4-5 anni, ero proprio piccola. A 4-5 anni già con Lucio Dalla il passo era quello tanto. Giusto. E il passo era quello giusto. Poi piano piano ti sei avvicinata alla musica, e l'hai fatta anche un po' tua, perché poi sei arrivata sì a produzioni tue, però nel corso degli anni tu in giro hai cantato e cantavi anche magari. Cos'è che ti piaceva più di cantare? Ma senti, mia Martini, sicuramente quando sono cresciuta nell'adolescenza, verso i 16-17 anni, mi sono avvicinata proprio a mia Martini, che mi ha folgorato. E poi dopo ho scoperto il mondo verso i 20 anni del jazz, il blues, e quindi tutta la black music mi sono dedicata a quello. Bello, però bello. Comunque amo la musica italiana, di base io... No, vabbè, anche perché hai fatto italiana. Dei nomi che probabilmente sono delle pagine, delle icone certo, della musica italiana. Allora, è importante mantenere la musica italiana, secondo me è fondamentale, veramente. No, è molto fondamentale. Arriviamo ai giorni d'oggi. Allora, intanto, Deborah, se puoi, perché io sono abituato con te a parlare così, come se fosse, cioè, fai finta certo, che non siamo amici ormai, Leo. fai finta che non ci conosciamo. Okay, allora, cara Deborah, dammi anche qualche pagina dove trovarti, tanto la riconoscete, se cercate Deb Jones viene fuori... Vedete un testone di capelli riccioli. Una ricciolona...
fantastica. Dammi qualche pagina. Sei solo invidioso, sei solo sì, invidioso. Che io non ho mai avuto riccioli e non ho i capelli poi. Allora, diamo qualche pagina. C'è ben altro, lo sappiamo, dai. Leo, senti, allora, possono tutti trovarmi su Facebook come Dev Jones Live Music, su Instagram, su Spotify, e insomma su tutte le piattaforme sia social che digitali, mm-hmm. ecco, per l'ascolto, e anche YouTube chiaramente. Allora arriviamo al brano in questione, sì. Si chiama Sola. Sì. Allora, Sola. Da cosa nasce questo brano? Allora, come prima cosa, Sola nasce nella mia prima quarantena. Mm-hmm. E nasce come prima cosa dall'esigenza di, diciamo, esprimere un certo stato d'animo che comunque mi ha accompagnato per tutta la vita, che è stata proprio la perdita del mio babbo quando avevo 6 anni. Mm-hmm. Ecco, diciamo, io ero molto legata a lui, e quindi questa cosa nasce proprio come un'esigenza di buttare fuori quello che sentivo. E Michele Bacci della Mr. Blue Records, che ringrazio tantissimo, un giorno mi scrive durante la quarantena, durante il lockdown proprio, e mi dice: guarda, facciamo qualcosa insieme, ti mando una base, un po', proprio era super acustica, era proprio solo pianoforte, ti mando una base, c'ho in mente questa base, vediamo cosa ci trovi, ecco. E quindi io lì non ho nemmeno proprio pensato lontanamente, cioè al testo, cosa scrivere, cioè io ho sentito la canzone e è stato incredibile quanto sia stato semplice, soprattutto le parole sono proprio venute da sé, cioè non c'è stato proprio, non è stata una canzone studiata, la cosa incredibile è stata questa, e credo che si senta anche molto, ecco, perché credo che sia una cosa che si senta molto, che non è stata una cosa costruita. E quindi comunque ho questo stato d'animo, chiaramente quando succedono queste cose che sei piccolo ti accompagnano per il resto della vita, certo. Non che quando sei grande non sia lo stesso, ci mancherebbe, però quando sei grande diciamo che l'affronti in un modo diverso. L'hai vissuto in maniera differente, invece qui c'è stato proprio, esatto, il vuoto, tra virgolette, da piccolo. Esatto. Quindi... sì, cioè diciamo che chi ha passato, ecco, la stessa situazione, ecco, sa benissimo a cosa mi riferisco, ecco, perché appunto quando sei piccolo secondo me hai tante cose da fare, da leggere, di cui non devi assolutamente pensare, ecco, quando, certo, invece la vita ti si presenta subito così, ecco, tutta la tua vita, la tua adolescenza, il tuo essere bambino, la spensieratezza e tutto se ne va, ecco, da un giorno all'altro. Quindi secondo me c'era proprio il bisogno di, io sentivo proprio il bisogno di scrivere questo pezzo. È cascato proprio a pennello, tanto, questa cosa. Sì. Probabilmente sì, in un periodo storico in cui probabilmente le riflessioni sono a, esatto, capo di ogni giornata, perché ti trovi lì davanti, esatto, a pensare a cosa fare, cosa... Bene, bene, mi fa molto piacere, e ora la faremo ascoltare anche ai nostri ascoltatori. Dove la possiamo trovare? Allora, Sola si può trovare su Spotify, su Amazon Music, su Deezer, su Team Music, su YouTube, su tutte le piattaforme digitali esistenti, su Apple Music, su iTunes, credo di averle dette proprio tutte, sì. Ci sono tutte. Allora, sì, cara mia, ti faccio fare l'ultima cosa. Intanto, grazie. Grazie per essere stata, grazie a te, Leo, veramente. Stata con noi, perché è un piacere, tanto che aspettavo questo momento, spero magari presto di averti anche qui in studio, così potremmo anche fare due chiacchiere. Certo. Ti faccio fare l'ultima cosa, mi devi presentare il brano, come lo presenteresti qui in diretta se tu fossi la speaker? Ma se io fossi la speaker cosa direi? Innanzitutto, ecco, c'è una cosa molto importante da dire, che Sola si trova nella classifica della Nova Indie Music Italia, mm-hmm, e quindi insomma è una bella soddisfazione, sono molto felice di questo, e è stata anche recensita da All Music Italia,
e insomma sono molto contenta perché mi sta dando delle belle soddisfazioni e adesso sentirete un mix come l'ha definita All Music Italia di Oltreoceano mescolato all'R&B con un pezzo italiano. Che bello. Sola. Grazie Deborah, in bocca al lupo per tutto, ci sentiamo presto. Leo. Viva il lupo, ciao. Ciao. Che non so spiegare, non trovo le parole perché fanno male. Sono qui che scrivo, penso, provo a ricordare un pezzo della vita da dimenticare. Ricordi di un presente da saper cambiare. Ancora troppo piccola per poter dire, ancora troppo ingenua per poter capire che tu non c'eri più. Sapeva di passare tante pene, ogni giorno la sentivo stanca che piangeva. Non ricordo neanche più com'è che sorrideva. La vita tante volte ti mette alla prova. Vorresti poi stracciarla e ricomprarla nuova. Ti prende calci buoni ma poi ti ritrova. Perché alla fine non abbiamo una. Sola stanotte qui senza un perché. Guardo una foto spiedita di te. Tu mi manchi, sì. Perché fanno ancora male. Ma tranquilla, non ti stare troppo a preoccupare. Ho la musica che mi salva da qualunque male. Oggi sono donna, spero anche un giorno madre. Sono convinta da lassù che mi guarda, c'è mio padre. Mangio, preghi e amo, sono i miei comandamenti. E vive questa vita con i suoi mille difetti. Sola stanotte qui senza un perché. Guardo una foto sbiadita di te. Tu mi manchi, sì. Tu mi manchi, sai. Passano gli anni là senza di te. Lascia un gran vuoto qui dentro di me. Tu mi manchi.